Grande successo per lo stand del Comune di Castelraimondo a Tipicità 2018, svoltasi a Fermo nei giorni scorsi. Lo stand del Comune ha ricevuto grande apprezzamento e migliaia di persone si sono fermate a scoprire qualcosa di più di Castelraimondo. Nello stand sono stati pubblicizzati tutti gli eventi in programma nella cittadina del Maceratese, a partire dall'infiorata Corpus Domini che si svolgerà dal 1 al 3 giugno prossimo, evento inserito nel più ampio calendario del Grand Tour delle Marche. All'interno dello stand è stato realizzato un quadro fiorito. Ma diciamo, ormai è diventata una tradizione, Castelraimondo sono 26 anni ormai che facciamo l'infiorata, diciamo, non è vecchissima, però sicuramente comincia ad avere una certa età. L'importanza la vedo da due punti di vista. Uno, secondo me, che poi è il più importante, è quello di aggregare, di far stare insieme tutti i cittadini. L'infiorata viene realizzata dalle associazioni cittadine, quest'anno saremo sulle 25, quindi mettere insieme tutte queste persone, trovare 300-400 persone che tutti insieme lavorano per far bello Castelraimondo, penso che sia una cosa importante. Di conseguenza questo porta anche la possibilità di farci riconoscere fuori, di fare in modo che molte persone vengano a Castelraimondo per poter apprezzare le nostre bellezze, quindi oltre all'infiorata i nostri bellissimi panorami, i nostri paesaggi e anche la nostra buona cucina. Quindi è un invito per tutti coloro che ci ascoltano per venire a Castelraimondo in occasione dell'infiorata Corpus Domini. C'è ancora un po' di tempo, ma 1, 2 e 3 di giugno faremo questa importante manifestazione che, come sempre, porta molte persone e quest'anno speriamo che ne siano ancora di più. Presentata anche la partenza della tappa della Tirreno Adriatico in programma domenica prossima, 11 marzo. Sì, ormai per la quarta volta che ospitiamo la Tirreno Adriatico, quindi se lo facciamo è perché ci crediamo, perché porta interesse e poi dico in questo momento è importante anche far sorridere, io dico, i nostri cittadini, coloro soprattutto che stanno in difficoltà. Il terremoto non è che sia passato, l'abbiamo ancora, lo stiamo vivendo ancora adesso. Molte famiglie sono ancora in difficoltà, non hanno ancora una sistemazione soddisfacente, quindi creare anche dei momenti di svago per coloro che stanno soffrendo penso che sia una cosa molto importante. Dopodiché anche l'aspetto sportivo è importante, stavo vedendo proprio prima che saranno presenti tutti i più grandi corridori, quindi da Froome, Nibali e tutti coloro che l'anno scorso si sono piazzati ai primi posti sia al Giro, alla Vuelta che al Tour, quindi oltre ai vincitori, al campione del mondo, a tutti coloro che hanno vinto le classiche. Quindi è un appuntamento importante per gli appassionati, sarà sicuramente bello perché la partenza dà la possibilità di stare vicino ai campioni, poter parlare con loro. Poi dico, la partenza essendo alle 11:40, quindi dà anche modo tutta la mattinata di poter stare insieme, di poter passare una giornata in allegria e alla presenza dei personaggi che siamo abituati a vedere in televisione e oggi abbiamo la possibilità di poter stare vicino a loro, vedere come vengono fatte le preparazioni, come sono attrezzati, quindi è un momento, penso, molto bello.